Ciao, sono Attilio Cordaro di laurearsilavorando.com e in questo video voglio finalmente rispondere ad una domanda che tantissimi studenti universitari mi hanno fatto, che si basa proprio su un concetto specifico. Perché i professori discriminano gli studenti lavoratori? Cioè, qual è la motivazione reale per cui lo fanno? Però te lo dico proprio in questo video. Se non mi conosci, io insieme a Nicola Guarino, un altro ragazzo con la giacca rossa che vedrai nei prossimi video, abbiamo creato il sistema Laurearsi Lavorando. Che cos'è Laurearsi Lavorando? È un videocorso che ti permette di dare più esami con voti più alti. Poi troverai qui sotto al video dei link, cliccaci e puoi approfondire la cosa. In questo canale YouTube, se mi stai guardando YouTube, il canale YouTube di Laurearsi Lavorando, pubblichiamo un video al giorno e studiamo strumenti, tattiche e strategie per dare più esami con voti più alti nel studio e lavori. Quindi se tu studi e lavori, hai intenzione di farlo, oppure lavoravi e iniziato a studiare, comunque sei uno studente lavoratore, inizia a seguirci perché ti daremo tantissimi spunti utili. Se mi guardi da Facebook, mi raccomando, metti like, commenta e condividi il video con altri studenti lavoratori come te. C'ho un po' di affanno perché cammino forse troppo velocemente. Allora, ritorniamo al punto. Perché i professori discriminano gli studenti lavoratori? Il concetto, che probabilmente nessuno ti ha mai spiegato, è proprio questo qui. Devi sapere che all'università c'è un conflitto di interessi. Innanzitutto, cos'è un conflitto di interessi? Quando una parte ha un interesse che è esattamente opposto all'interesse degli altri. E però questa cosa viene, tra virgolette, nascosta, viene sostanzialmente sommersa, non viene detta, viene spiegata in modo diverso, ma non è come pensi. Perché? Perché ovviamente è scomodo. Dunque, il conflitto di interessi è proprio questo che ti sto per dire. Sostanzialmente i professori seguono, sono delle persone che hanno una posizione gerarchica all'interno dell'università, sono sostanzialmente prima del preside, tra virgolette, che poi in realtà il preside anche lì non è una figura come quello che avevi il liceo, cioè una figura, diciamo, istituzionale, che come un presidente della Repubblica non è, cioè non ha poteri sostanzialmente nel mondo universitario italiano. Comunque, i professori universitari sono all'apice della gerarchia universitaria, cioè comandano più o meno su tutti, sono titolari di cattedra, quindi possono dare delle indicazioni, seguono, fanno dei corsi delle lezioni, possono giudicare gli studenti universitari, possono accettare degli assistenti alla cattedra, possono evitare che questi diventino degli assistenti alla cattedra, insomma hanno dei poteri particolarmente forti. Ora, cosa succede? Che all'università c'è questo conflitto di interessi, cioè devi sapere che l'autorevolezza di un professore, cioè l'importanza che un professore ha all'interno di un'università, è misurata esattamente, tra i tanti parametri, comunque sicuramente uno dei più importanti, dalla presenza degli studenti nelle aule universitarie, cioè quanto una lezione del professore sia seguita rispetto ad un altro professore. Quindi come fa a capire che un professore è più importante di un altro? Perché la sua lezione è affollata, cioè ha all'interno tantissimi studenti. Più studenti ha in aula il professore, più le sue lezioni possono essere ritenute importanti. Più le sue lezioni possono essere ritenute importanti, più la sua autorevolezza agli occhi degli altri professori aumenta. Ora, se ci fai caso, non so se ti è mai capitato, se già frequenti l'università, a me è capitato tantissime volte, di vedere delle materie soppresse. Perché? Perché nessuno seguiva le lezioni. E quindi, siccome nessuno seguiva le lezioni, l'università ha pensato bene di non reputare importanti quelle materie e di eliminarle addirittura dal corso di studi. È capitato con alcune materie a scelta, sicuramente, non so se ti è capitato direttamente, ma capita, perché ne sono testimone io stesso. Può capitare per delle materie non a scelta. Quindi cosa succede? Questo ovviamente è il metro che ti dimostra quanto ti ho detto. Quindi un professore è tanto più importante quanto più le sue lezioni sono seguite dagli studenti universitari. Ora, perché quindi i professori ce l'hanno con gli studenti lavoratori? Perché se ci pensi, uno studente lavoratore non può sempre seguire le lezioni, perché deve lavorare, quindi ha molti impegni, e quindi seleziona accuratamente, o dovrebbe farlo, le lezioni da seguire. Questo ovviamente va ad incidere sull'interesse del professore, cioè se il professore ha interesse a che le sue lezioni vengano seguite il più possibile,
uno studente lavoratore non può seguire tutte le lezioni, ne può seguire soltanto poche. Se tutti diventassero studenti lavoratori, immagino un po' la scena, cioè tutte le aule sarebbero più o meno vuote, si svuoterebbero, sicuramente avrebbero l'università avrebbe un'affluenza di studenti molto molto inferiore rispetto a quella che ha, e infatti alcuni professori pensano che gli studenti lavoratori l'unica cosa che possono fare è studiare in un'università telematica. Perché telematica? Perché ovviamente lì non c'è questo problema, cioè i professori non hanno l'interesse a mostrarsi importanti ed accrescere la propria autorevolezza, perché lì è tutto online, quindi tu ti colleghi e studi le lezioni che ci sono preregistrate sulla piattaforma e poi ti dai gli esami in una sede fisica, ma insomma, è un funzionamento molto molto diverso. Alcuni professori appunto pensano che gli studenti lavoratori debbano soltanto fare le università telematiche proprio per evitare questa cosa qui. Quindi è normale che un professore ti veda se tu sei uno studente lavoratore di malocchio. Perché? Perché dice, minchia, se tutti gli studenti diventassero studenti lavoratori, nessuno seguirebbe più le lezioni, probabilmente io perderei la cattedra, perderei il mio posto, l'università non sarebbe più frequentata, non avrebbe più senso, io il mio posto, la mia poltrona sarebbe messa seriamente a rischio. E quindi cosa fanno? Attaccano gli studenti lavoratori, ti dicono, ma studiare e lavorare, ma che... Allora, lei che cosa si è messo in testa? Cioè, studiare e lavorare contemporaneamente si può fare soltanto una cosa bene alla volta. Queste sono assolutamente delle cazzate. Sono assolutamente delle cazzate, perché io mi sono laureato da studente lavoratore in giurisprudenza in 5 anni esatti con 110 e lode. Ho rotto il culo a tutti. E ho lavorato anche come agente assicurativo per 10 ore al giorno, andavo in giro con la valigetta a chiudere polizze assicurative da migliaia e migliaia di euro, e lo facevo appunto studiando in contemporanea materie difficilissime, tra cui procedura civile, che se non lo sai giurisprudenza è una delle materie più difficili, e che ho superato a prima botta con il voto di 27, che non è ovviamente un 30 e lode, ma vuoi mettere che appunto lavoravi 10 ore al giorno e sei riuscito a farlo a prima botta nel giro di pochi mesi? Cioè, questo ti deve dire tanto. Una materia, se non lo sai, di più di 2000 pagine, che c'è tutto un, insomma, una materia molto complessa. Comunque, il concetto è: ora, cosa deve fare uno studente lavoratore? Sapendo questa cosa che ti ho spiegato in questo video, cioè del conflitto di interessi, tu devi giocarti bene le tue carte, devi conoscere la psicologia, cioè devi sapere come un professore pensa, giudica, decide, e come poter hackerare questo meccanismo, cioè come poter evitare di entrare nella logica del professore e al contrario sfruttare la sua posizione a tuo vantaggio. Tutto questo lo spieghiamo all'interno di Laurearsi Lavorando, che se non lo sai è un videocorso, appunto come ti spiegavo forse all'inizio, è un videocorso di 96 lezioni che contiene diversi moduli, 4 diversi moduli in particolare. Il modulo sulla mentalità, cioè come avere una mentalità da studente lavoratore con i controcoglioni, perché i tuoi risultati sono frutto di quello che pensi, di quello che hai in mente, quindi è ovvio che devi sviluppare una mentalità vincente. Un modulo sullo studio, in cui ti spiego come preparare doppie materie contemporaneamente insieme a Nicola, come riuscire ad evitare che gli imprevisti mandino all'aria la tua sessione, come calcolare ogni giorno il giusto tempo di studio da distribuire nelle varie materie che vuoi preparare. Un modulo dedicato al tempo, quindi come sfruttare al meglio il tempo ed evitare non fare tantissimo studio ogni giorno, e al contrario spremere ogni singolo minuto come un limone per trarne il massimo succo possibile. Quarto modulo è come gestire le relazioni, come evitare di trovarti a essere attaccato e criticato da tutti, anche dalle persone che ti vogliono bene. Lo so che cosa vivi in questo momento, tu in questo momento ti chiedi, ma come cazzo è che anche i miei genitori mi attaccano quando loro dovrebbero essere i primi a essere dalla mia parte? Lo so, il problema è che è tutto sbagliato quello che fai, anche se consapevolmente tu vorresti che loro fossero dalla tua parte. Sbagli a fare delle azioni, che ti spiego esattamente nel modulo, e ti spiego anche esattamente come ribaltare i risultati con le tue relazioni personali. Comunque, tutti qui sotto trovi dei link utili e puoi approfondire. Prima di salutarti, perché
appunto ti ho spiegato perché i professori odiano gli studenti lavoratori. Prima di salutarti voglio dirti una cosa, un messaggio importante. Devi cambiare qualcosa, devi cambiare la tua vita. Se ad oggi non hai i risultati che vuoi, non hai ottimi risultati all'università, devi cambiare quello che fai. È l'unico modo per cambiare, è cambiare senza sbagliare, è seguire le indicazioni di chi ha fatto prima di te. Io e Nicola ci siamo laureati velocemente con votanti da studenti lavoratori, siamo riusciti a lasciarci alle spalle le difficoltà che uno studente lavoratore va a riscontrare nel suo percorso universitario, e l'abbiamo fatto grazie agli errori che abbiamo commesso. Ma tu non sei costretto a fare gli stessi errori nostri, puoi direttamente accedere alle soluzioni servite su un piatto d'argento che noi abbiamo elaborato al posto tuo. Come? Accendo al sistema Laurearsi Lavorando, e in generale, se non sarai disposto a acquistare il videocorso, puoi anche seguire le indicazioni che metteremo, che ti diamo attraverso appunto questi video gratuiti di contenuto. Sono gratuiti, appunto, sono su YouTube e su Facebook, dalla nostra pagina ufficiale Laurearsi Lavorando, puoi seguirci da lì. E sul nostro blog laurearsilavorando.com trovi tutti gli articoli dedicati a studenti lavoratori. Noi siamo i primi in Italia a parlare di studenti lavoratori, e lo facciamo con cognizione di causa, e lo facciamo dando informazioni gratis. Ovviamente, se vuoi puoi accedere alle risorse avanzate, puoi farlo tranquillamente acquistando i nostri corsi e il nostro libro Come laurearsi velocemente con voti alti, che ad oggi ha più di 60 recensioni a 5 stelle su Amazon, lo trovi su Amazon. Comunque, come laurearsi velocemente con voti alti. Comunque, a parte questo, ti ho preparato, questa è una sorpresa che ti ho riservato alla fine, ti ho preparato un videocorso gratuito di 4 video in cui troverai i 3 segreti che hanno permesso a me e Nicola di laurearci velocemente con voti alti da studenti lavoratori, e qui sotto trovi un link per accedere al videocorso. Come fai ad accederci? Clicchi sul link, mi lasci la tua mail e il tuo nome, e da lì poi accederai appunto ad un videocorso gratuito in cui ti spieghiamo questi segreti qui. Quindi per oggi è davvero tutto, io ti saluto, ci vediamo al prossimo video e ciao, in bocca al lupo per tutto.